Bentornati amici nel canale Ricette Fai da Te. Oggi facciamo l'impasto per poi fare la pasta colorata. E la faccio semplice, come lo faceva la nonna. Vado nell'orto oppure in aperta campagna e scelgo la bietola. La bietola che un po' tutti quanti noi conosciamo. Lavo, risciacquo e lascio scolare per poi metterla in pentola con 2 bicchieri di acqua. E lascio cucinare. Se trovate gli spinaci meglio ancora, ma siccome sono rari da trovare, ecco perché uso facilmente la bietola. Dopo 7 minuti la bietola è cotta, la metto in un fritatutto o un mix e la trito finemente. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina così da ricevere le notifiche e rimanere aggiornati sui prossimi video. Metto in spianatoia 300 g di farina rimacinata e faccio un buco al centro dove vado a mettere la mia bietola macinata. Le dosi indicate sono per 4 persone. Rompo 2 uova e le vado a versare al centro. Poi, a piacimento e volontà, aggiungo un po' di sale ed inizio a mescolare con le mani. Mescolando, raccolgo la farina intorno, man mano che continuo sempre a mescolare e miscelare gli ingredienti tra essi. Arrivati a finitura raccolgo la farina tutto intorno, quella andata sparsa, e la amalgo assieme agli altri ingredienti. Adesso andiamo a lavorare l'impasto, aiutandoci magari con un po' di farina spolverata sul tavoliere. Energicamente raccogliamo l'impasto dall'esterno all'interno ed andiamo a lavorarlo con entrambi le mani per poi arrotolarlo a se stesso, esattamente come faccio io in video. Questo processo è molto importante perché solo in questo modo gli ingredienti si amalgamano tra loro e la riuscita della pasta è garantita. Questa lavorazione durerà circa 10 minuti. Dopodiché andiamolo a coprire con un tovagliolo di stoffa e lasciamo riposare l'impasto per circa 30 minuti. Dopo il riposo riprendiamo nuovamente l'impasto, lavoriamolo per pochissimi minuti ancora e vedrete già sotto le mani che l'impasto è ben morbido, si lascia lavorare tranquillamente. Adesso facciamo i nostri tocchetti e spolveriamoli con un po' di farina ed andiamo a lavorare la sfoglia a spessore desiderato. Questo significa, se desideriamo fare le tagliatelle fatte in casa, le tagliatelle verdi, abbiamo bisogno di una sfoglia molto sottile e quindi lavoriamo eventualmente la nostra sfoglia molto molto sottile. Se invece vogliamo fare le orecchiette oppure i strozzapreti, allora abbiamo bisogno di una sfoglia più doppia e lasciamo la sfoglia leggermente più doppia. Magari lasciandoci aiutare dalla macchina per fare la pasta. In questo modo, nel giro di pochissimo tempo, abbiamo lavorato sia l'impasto che la sfoglia e anche fatto la pasta che vogliamo, che abbiamo desiderio di gustare a pranzo o cena. Usando la bietola come colorante abbiamo un'ottima pasta, nel senso che è veramente gustosa, non è amara e neanche dolce. Se non trovate la bietola potete tranquillamente usare la cicoria oppure le foglie dei rafanelli. Una volta che andiamo a cucinare la pasta realizzata, non c'è da aver paura perché non perderà il colore, anzi rimarrà viva e gustosissima, fatta solo con prodotti naturali,
raccolti tra i campi. Buon appetito, amici! Ciao, alla prossima!